Shalom, buonasera a tutti, vi voglio bene, bene, bene. Oggi, all'inizio, come è il nostro usanza, chiediamo a Hashem di aiutare tutti quelli che hanno bisogno di avere un aiuto di Lui, di salute, di amore, di benessere, di piacere della famiglia, lavoro. Ogni qualsiasi cosa che uno ha bisogno che sarà riempito dalla volontà e dall'azione di Hashem. E se noi miglioreremo la qualità della nostra vita, questo è proprio un recipiente per avere tutte le benedizioni di Hashem. Così sarà per tutti noi. Oggi continuiamo il riassunto del secondo capitolo dei Massimi dei nostri padri. Siamo arrivati al riassunto del Mishnah del quinto paragrafo. E allora si parla delle parole di Hillel HaNasi, il presidente di tutti gli ebrei, e come abbiamo spiegato, presidente ha un'anima che è l'anima generale per ogni singola persona esistente nel mondo nel suo tempo. Quindi tramite l'anima generale ognuno riceve le sue benedizioni. Quindi quando lui ha dato un insegnamento, ha parlato di dare la lezione a ogni singola persona. Quindi è di massima importanza di prendere atto delle sue lezioni. Allora dice nel quinto paragrafo, dice una cosa, come abbiamo appena detto, che vale per ogni singola persona. Una persona che è ignorante è impossibile di essere una persona religiosa. Così dice Hillel quasi 2000 anni fa. Dobbiamo capire che cosa vuol dire la religione secondo il concetto ebraico della religione. Religione è fatto per una persona vivente in questo mondo, è una persona. Non è fatto solo di azioni, è fatto anche di parole e di pensieri. Vuol dire che quando una persona osserva la volontà di Hashem, non è soltanto che deve osservare questo precetto solo con le mani e i piedi, perché una persona ha anche il pensiero e anche le parole, anche i sentimenti. Una persona che non è educato, che non capisce, non ha studiato il vero senso della volontà di Hashem, allora lui ha sentito dai suoi genitori, dai suoi amici, che se uno non osserva questo precetto, allora dopo 120 anni arriva all'inferno. Come abbiamo spiegato, l'inferno non è poco, diciamo, materiale, perché nel cielo non esiste niente materiale, però un modo di fare dimenticare all'anima tutto il male che ha procurato facendo i suoi sbagli in questo mondo. Come il fuoco in questo mondo allora purifica tutte le cose non parte, diciamo, buono, allora così anche l'inferno vuol dire togliere tutte le cose negative dell'anima. Se una persona osserva la volontà di Hashem facendo tutto con le mani e i piedi, però senza sentimenti,
Allora lui lo fa perché non vuole andare a finire nell'inferno. Allora Hashem Dio, non importa, io non voglio bruciare, io non voglio avere qualche difficoltà dopo 100 metri. Allora perché tu stai facendo la volontà di Hashem? No, a te non interessa niente Hashem. A te interessa che non puoi farti del male per te stesso. Allora fai tutto per te stesso. Allora tu stai servendo soltanto te stesso. Non stai pensando niente ad Hashem. Allora quindi una persona che parliamo che lui è un osservante, è un religioso, dovrà fare per accontentare Hashem. E come si arriva di fare, osservare in questo mondo qualche cosa per accontentare lui? Se una persona è studiosa, è in medico, e sa che Hashem ha creato questo mondo 5780 anni fa, ma se l'ha creato soltanto allora e poi si è andato in vacanza e poi si è andato a fare altre cose, il mondo non può esistere. Perché la natura del mondo è di non esistere. La prova prima che lui l'ha creato non esisteva. Come mai esisto oggi? Perché Hashem sta creando questo mondo con tutti i piccoli, minimissimi, in particolare ogni secondo, ogni singolo attimo Hashem sta ricreando come se fosse nuova da zecca. Se una persona si rende conto che in questo mondo Hashem mi sta dando la mia vita, sta creando il sole, tutto quello che c'è. E perché l'ha creato sapendo, come lui ci ha detto, proprio sul monte di Sinai, io ho creato perché voglio che ci siano persone umane. Devo togliere il telefono. Sta chiamando. Allora non può, non posso torniamo adesso, continua adesso. Sì. Continua. Non so se te lo c'è Sì, in diretta. ok, in diretta. No, perché proprio perché non c'è la diretta. Allora, perché c'è il telefono? Controlla la tua Facebook, si vede la Io non tua. ho Facebook. Vabbè, allora so se lo accettano adesso. Ok, in diretta. Allora, sta andando avanti? Ok, bene. Allora, Hashem sul monte di Sinai ci ha detto la ragione perché lui ha creato il mondo, perché aveva un desiderio di avere un mondo materiale che osserva la sua volontà. Allora, quindi, se una persona non medita su questo fatto che Hashem in questo secondo sta creando me, sta creando il luogo dove mi trovo, tutto quello che è in esistenza è la ragione perché lui lo sta creando in questo mondo. Perfino quando c'è fuori un po' di venticello e sta muovendo una foglia, c'è la provvidenza di Dio in questo secondo che fa soffiare il vento e sta muovendo questa foglia, perché se Hashem non lo pensa in questo attimo, in questa esistenza, non può essere una foglia, non può essere un vento. Allora, se una persona medita su questo, e sa che tutta la ragione perché Hashem ha creato il mondo è per avere noi persone di osservare la sua volontà, allora viene la voglia con amore, con sentimento di fare un piacere a lui. Perché
perché lui è così grandioso che pensa a noi persone così minuscole, e allora gli viene la voglia di proprio di accontentare. E questo viene con lo studio, perché se uno non studia di sé, di diciamo eternamente, questi concetti, come Hashem ha creato il mondo, quanto lui è interessato che noi facciamo la sua volontà, allora uno non sente questo, se uno ha soltanto questo quando era giovane o anni fa. Si deve avere un continuo interesse nella volontà di Hashem. E poi, per capire il profondo idea di ogni mitzvah, perché ogni mitzvah ha un concetto specifico per questa mitzvah che porta un benessere in questo mondo. Se uno non sa, allora lo fa le azioni automaticamente. Allora una persona che non è uno studioso, che non è una persona che è conscio delle mitzvot, della presenza e dell'esistenza del mondo, non è possibile di essere religioso, come abbiamo appena spiegato. E poi un'altra cosa. Tante volte una persona che non è studioso studia la Torah, gli viene tante domande. Come mai Hashem ha fatto questo e questo e questo? Per la persona che è lontano dal pensiero di Hashem, li trova una cosa ingiusta. E quindi una persona che ha una domanda sul comportamento di Hashem, viene a mancare la fiducia in Hashem. Ci sono tante persone che mi chiedono come mai Hashem ha fatto questo. Per darvi un esempio, noi questo Shabbat leggeremo la Torah, Parshat Shelach, parla degli esploratori che sono stati mandati da Moshe Rabbeinu, e vanno in Israele, riportano una grappola, di una singola grappola di uva, che ci volevano 8 persone fortissime che potevano portare. Una persona, perché c'erano 12 esploratori, 2 non volevano portare perché Caleb e Joshua hanno capito che loro volevano portare queste frutta per dimostrare che Eretz Israele è una terra troppo forte. Abitano lì dei giganti come Gulliver, ma non soltanto nei film di Walt Disney, ma proprio giganti. E sentivano i giganti che parlavano uno con l'altro. Ehi, Achiman, hai visto? Ho visto delle persone, il tipo di formiche che hanno la forma di umani, hanno vestiti, ma no, proprio questi giganti erano proprio come Gulliver. E allora, come c'erano giganti, anche la frutta. Una grappola d'uva, 8 persone dovevano portare. Una persona ha portato, diciamo, una melograna, un'altra persona una malva. Allora sono tornati dopo 40 anni, 40 giorni dalla loro missione e dicevano a Moshe Rabbeinu: Moshe Rabbeinu, è una terra meravigliosa, però noi non potremo vincere perché la gente sono giganti. Allora anche se uno c'è un milione di delle formiche, non possono, diciamo, fare niente a una persona perché sono delle formiche. Allora quindi vorremmo rimanere qui nel deserto, noi stiamo bene, mangiamo la man, che è un cibo all'avanguardia, non si deve andare in bagno, non abbiamo problemi di digestione, tutti i gusti che vogliamo, angustiamo, acqua, abbiamo una pietra che è nell'attaché case e dà milioni di litri d'acqua per 3 milioni, 4 milioni di persone e milioni di capi di bestiame. Che cosa ci manca? Non si deve andare al mercato perché i vestiti
si crescevano con le persone, studiamo Torah tutto il giorno, non vogliamo entrare in Israele. E allora cosa vediamo? Che Hashem, e non soltanto questi 12 estranei, tutti gli ebrei, tutti loro hanno accettato il resoconto di questi 10 esploratori. E Hashem decide che loro non entreranno in terra santa, moriranno 40 anni nel deserto per dare la possibilità di far crescere un nuovo popolo. Ma della gente che loro non capiscono la ragione profonda perché tutto questo è successo, hanno una domanda fortissima a Dio: questo modo di comportarsi con questo tuo popolo che tu dici che ami, ma com'è possibile? Allora, avendo questa domanda sul comportamento di Hashem, cominciano, ad avere dei dubbi e tralasciano il desiderio di Hashem. Poi un'altra cosa, dobbiamo capire, Moshe Rabbeinu non era l'ultimo arrivato, lui ha capito, lui ha scelto la gente che lui ha mandato e loro erano personaggi di una certa importanza, erano persone sollevate. E come è possibile che 10 persone che Moshe Rabbeinu ha scelto tornano dopo 40 giorni? Non vogliamo andare in terra santa, Hashem non potrà fare niente. Ma che cosa sta succedendo? Allora, per spiegare in poche parole, come ho appena detto, gli ebrei nel deserto vivevano meravigliosamente, avevano aria condizionata perché c'erano queste nuvole che li ha protetti dal sole scocciato. Bevevano acqua puro, senza pagare niente, la manchi era un cibo meraviglioso, ognuno ha ricevuto 2,5 kg di cibo prodotti, ma favoloso. Tutto questo valeva quando erano nel deserto. Appena che gli ebrei entrassero in Eretz Israele, nella terra santa, non ci sarà più la manna, non ci sarà più la pietra che dava 1 milione di litri. Come vivranno? Dovranno arare la terra, piantare, seminare e annaffiare tutto. Allora, queste 10 persone che erano persone molto sublimi, che mi fa fare? A noi vogliamo studiare la Torah, è una favola, lo studio della Torah è una cosa meravigliosa. Se noi entreremo in terra santa, che dovremo lavorare, chi potrà studiare? Chi potrà osservare la volontà di Hashem? Perciò non vogliamo entrare, ed è una terra di un materialismo incredibile. Facciamo vedere allora ognuno, quando c'è troppo benessere, si dimentica, come vediamo oggi, come mai c'è oggi così tanto allontanamento della religione, perché c'è troppo da fare, una macchina qui, un nuovo appartamento, nuove televisioni, tutti. E allora perciò loro hanno deciso, non vogliono entrare in terra santa, perché erano bravi ragazzi. Però dobbiamo ricordare cosa è la volontà di Hashem. Tu puoi avere la tua volontà personale, però dobbiamo vedere cosa Hashem vuole da noi. Hashem ha creato questo mondo, non ha creato un mondo per gli angeli. Gli angeli non devono sposarsi, non devono mangiare, non devono dormire, però questa non è la volontà di Hashem. Hashem vuole che esistano persone materiali che devono sposarsi, devono dormire, devono mangiare, devono fare tutto quanto da lavorare, però nonostante ciò, anche se è poco tempo, ricordano che devono fare di questo mondo materiale una dimora per Hashem. Questa è la volontà sua. Ecco perciò Hashem ha detto a questa gente che loro sono
nell'abitudine del deserto della spiritualità, loro non saranno capaci di entrare in Terra Santa. Ehi! Completamente sviluppare, trasmettere questo messaggio in un mondo materiale. Ci vuole una nuova generazione. Quelli che proprio sono nati nel deserto, però sanno che i loro genitori sono mancati perché loro non volevano entrare nel deserto. Ecco perciò Hashem ha deciso questa decisione che loro non saranno e non entreranno in Terra Santa. Perché? Perché Hashem vuole che si viva in un mondo materiale, ma con ricordare che Hashem ha perdonato il mondo. Un altro esempio, noi sappiamo che c'era Cain ed Abele, erano giovani, Caino era il primogenito, lui ha voluto portare un sacrificio ad Hashem ed era il giorno che nel futuro sarà un giorno di Pesach, di Pasqua, la liberazione, era una persona molto spirituale e allora Caino ha detto nel giorno quando c'è questa spiritualità così ardente, così luminosa, voglio io avvicinarmi, portare un corbano, un sacrificio, che è una traduzione sbagliata, non è un sacrificio, è un corbano, dire un avvicinamento. In questo giorno che c'è questa presenza di Hashem, voglio portare un avvicinamento e ringraziare Hashem. E ha portato, siccome lui era un contadino, ha portato una manciata di lino. Quando Abele, che lui era un pastore passato, ciao Caino, non stai mettendo? Ah, oggi sarà proprio nel futuro Pesach, voglio portare un avvicinamento ad Hashem. Un'idea ottima, posso anche io associarmi a te, vado alla mia stalla, porto un animale, sì, qui la pietra, qui, questa è la pietra dove c'è oggi la pietra nel santuario, nel Santum Santorio, è quello proprio, quella stessa pietra. Even Hashetia viene chiamato in ebraico e in italiano, diciamo, the Dome of the Rock, questa è la pietra dove Caino ed Abele hanno fatto i sacrifici, anche Adamo Arishon, quando lui ha fatto il primo giorno della sua creazione, ha fatto un corban, ha fatto proprio su quella pietra. Anche Noah, quando è uscito dall'arca, ha fatto proprio su quella pietra. Ok, allora Abele va alla sua stalla, sceglie il suo migliore pecora, mispecora, e li porta, e li sciasta, li uccide, diciamo, secondo il rituale, e tutti e due, Caina ed Abele, meditano e dedicano i loro prodotti ad Hashem in ringraziamento. Scende dall'acqua, dal cielo sereno, un lingua di fuoco e consuma completamente la pecora, diciamo, che ha portato Abele. E invece, quel manciata di lino che è stato portato per primo da Caino è rimasto tale, non stato toccato. Una persona che legge, e poi sappiamo che Caino era inquietatissimo, e Hashem ha parlato, calmati, eccetera. Una persona che legge proprio la Torah, che ingiustizia di Hashem. Ingiustizia! Lui, Caino, era il primo che ha pensato di portare questo corban, questo avvicinamento. Abele, che lui era proprio completamente fuori,
Posso, certo, io ci posso sull'altare, su questa pietra. Hashem, non ha costato lui niente se bruciava anche il lino. Dica, come mai non ha allargato questa linea di fuoco di consumare anche, diciamo, il lino di Caino? Uno ha una domanda. Hashem, è ingiusto! Quindi la sua dedicazione ad Hashem viene anche a mancare, perché ha questa domanda contro Hashem. E allora c'è una spiegazione molto, molto profonda, e che questo corrisponde alla verità. Come mai Caino, di tutti i prodotti che lui coltivava, carote, kiwi, mango, spinaci, eccetera, come mai lui ha scelto proprio lino? Perché lui aveva un'idea nella sua testa. Lino ha una natura diversa da tutti gli altri prodotti. Se uno mette un seme di lino e lo semina, esce fuori uno stelo di lino alto. Uno però. Quando uno mette un seme di patate o pomodori dentro la terra, esce fuori tutto un albero. Ci sono 50 kg di patate, 50 kg di pomodori. Uno, un seme, fa produrre 50 kg. Secondo Caino, quale è il prodotto, la parte che può dedicarsi ad Hashem? Solo la nobiltà. Non i numeri, il popolo, milioni, migliaia. Un seme fa uscire un altro seme. Nobile, pochi, ma buoni. Quelli possono avere a che fare col servizio di Hashem, ad essere vicino ad Hashem. Va bene, quando lui è passato, lui ha visto che il suo fratello Caino ha scelto proprio lino, non era stupido, ha capito il ragionamento, che perché lui ha scelto proprio lino. E allora, anche se Abele aveva nella sua stalla, aveva dei bufalo, aveva delle pelle, delle capre, dice, no, perché dei buoi, molto più imponente, molto più pesante. Un bue può arrivare a 400 kg, 500 kg, invece una pecorella 30 kg, 25 kg. Però, anche se è di meno importanza di un bufalo o di un bue, però io do il miglior pecora che ho. Ognuno deve dedicare ad Hashem il migliore che ha, anche se lui è semplice di persona, anche se lui non è di questa famiglia importante. Io do ad Hashem il migliore che ho. Ecco perciò Hashem ha scelto soltanto il Corban, quello che ha portato a Abel, perché questa è la volontà di Hashem. Non solo i nobili, solo i professori, solo i grandi ricchi, solo loro possono avere a che fare e servire a Hashem. No, tutti devono dedicarsi ad Hashem e dare, però dare il tuo meglio. Ecco perciò nelle scuole ebraiche in tutto il mondo, quando si studia ebraico e anche, diciamo, studi laici, matematica, geografia, storia, eccetera, eccetera, la prima parte della mattina nelle scuole religiose viene studiato, imparato, diciamo, ebraico, perché questa è la parte migliore, la parte che l'allievo può dare il meglio di se stesso ad Hashem. Ecco, questa è la ragione perché alla mattina si studia ebraico e il pomeriggio, quando uno è un po' già più stanco, studia matematica, geografia, storia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per darvi un esempio come ogni singola avvenimento che c'è scritto nella Torah, quello che è successo nell'Olocausto, eccetera, noi non siamo capaci di capire perché noi siamo molto limitati. Allora,
quei storie, quei avvenimenti che viene spiegato nella Torah, questi, diciamo, devono essere studiati dai nostri maestri, c'è scritto anche nel Talmud, nel Midrash, eccetera, così uno ha la possibilità di non avere delle domande, dei problemi con la scienza. E l'ultimo, diciamo, altro spiegazione che volevo dare, Moshe Rabbeinu, quello che si è dedicato completamente a servire il popolo, a aiutare il popolo, eccetera, lui non è stato permesso di entrare in Terra Santa, invece perché è stato punito, perché Hashem ha detto a lui di parlare alla pietra per far uscire l'acqua dopo che è mancato la sua sorella Miriam, è mancato anche, diciamo, l'acqua di questa pietra minuscolo che dava milioni di litri acqua minerale puro. E allora è successo già prima che Hashem ha detto di parlare di far uscire acqua dalla pietra quando Miriam c'era, e Hashem così è stato, ha detto di picchiare, diciamo, la pietra. Adesso, dopo la mancanza di Miriam, Hashem dice a Moshe, parli con la, però la pietra si era nascosta e lui non sapeva quale pietra era, ha parlato con una pietra sbagliata, e allora ha preso il suo bastone e ha picchiato la pietra giusta, è riuscito a... E allora Hashem ha detto, siccome voi avete proprio fatto il contrario della mia volontà, tu, Moshe, hai picchiato anziché di parlare, non entrerai in Terra Santa. Cosa c'entra una cosa con l'altra? Ehi, diciamo, Moshe Rabbeinu, quanto lui si è dedicato, non fai entrare per una cosa minuscola così. Era soltanto una, questa è la risposta, era soltanto una scusa. Moshe Rabbeinu non aveva niente a che fare di entrare in Eretz Israel, perché Moshe Rabbeinu, siccome lui era così vicino ad Hashem, se Moshe Rabbeinu vedeva che c'era qualche problema agli ebrei, perché loro non si comportavano bene, allora Moshe Rabbeinu si rivolgeva ad Hashem, non può fare questo, non puoi fare l'altro, e Hashem doveva ascoltare Moshe Rabbeinu perché non ha potuto andare contro la sua volontà, come è successo quando loro hanno fatto un vitello d'oro, come è successo quando loro hanno fatto altri loro sbagli. Eretz Israel, Terra Santa, non aveva un'altra ragione per raggiungere la Terra Santa, ma per, come abbiamo parlato tante volte, portare la vita materiale in questo mondo, però osservare la volontà di Hashem. Appena che sono arrivati in Eretz Israel non c'era più la man e dovevano lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quindi, questo tipo di vita materiale non era nella natura di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era una persona che spiritualità era la sua vita. Era 40 giorni, 40 notti sul monte, non ha dovuto mangiare, non ha dovuto dormire. Era una persona di un altro, diciamo, un valore. Quindi Yoshua, un suo allievo, che lui viene considerato come la luna davanti al sole, Moshe Rabbeinu era il sole e Yoshua era come la luna, lui doveva essere il leader degli ebrei in Israele, non avendo la forza di Moshe Rabbeinu, però lui era la persona giusta di avere le restrizioni, le limitazioni della materialità e nonostante ciò mandare avanti, diciamo, il popolo. Ecco, perciò Hashem ha dovuto trovare qualche scusa che Moshe Rabbeinu non entrasse in Eretz Israel, allora ha trovato la scusa con questo, diciamo, con l'acqua, con il bastone che ha picchiato. Però non era già dalla sua nascita, dal programma, che lui entrasse in Eretz Israel. Ok, Bit Hashem, prossima lunedì,
spero di finire, diciamo, gli insegnamenti di Hillel e poi cominciamo a studiare un po' di Mishnayot. Shalom e grazie a tutti, vi voglio tanto bene e spero, scusi delle telefonate perché, diciamo, non c'è qui, diciamo, il wifi, allora quindi si è usato il mio telefono, però ho dimenticato di togliere le telefonate. Shalom, vi voglio bene, shalom e ci vediamo lunedì mattina. Shalom, shalom.